l'uomo che è arrivato, specialmente dove, a tutto, quello che esce a fare, che esce a fare con un uomo collegiato. Allora, ma Bicetta, quando vai in moto, oltre che andare in moto, che nessuno venga se le faga bene, se le faga merda, ma nessuno venga, così, vieni a capogare. Dopo passeggia ci vuole. No, vabbè, sono riuscito. Vedi cosa vuole il cane. Vedi, vedi cosa giocare, vero? Ah, io caio per te, che io cantavo di teore troppo presto. Aspetta il fuori, aspetta il fuori. Ma giochi a tennis? Non so se è usata, eh. È usata? È usata. Non confermare, lì più. Ma che è vero, tu sei vinto, ti puoi appoggiare qua? Ma allora gioco a tennis. A moto non lo so. Adesso vai il padel. A tennis in moto. Adesso vai il padel. C'è il prosciutto di... Va piano, vero? Piano, rompi. Stanca. Ma che è del padel? Guarda a sabato che mi sono tagliato. Va bene, guarda il balde che ho visto. Vicchiato. Sai perché mi scappa da rete? Perché lo per... No, questo qui non è la casa da te, non dire cane. No, perché la mia non è la casa. Lo scaglio un bastone della figlia. È bastone della fotografia, Gianni. Apri, apri! Apri, tira! Sciacca! Cos'è la spada di Sadoka? Non so dire, cane. Piode, piode! La scheda fatta a letto. No. Per l'officina ti lo vorrei fare. Allora, per tennis 3, se ho preso il video 0 tennis, però... Può servire. Per il momento... La scena sciabola di Aquila. Tenci qua. Tenci qua. No. Sciabola di Aquila. E c'ha una classe di tiro alla mano spaziale. E di... Oh, che ridere. Sai che non sapevo questa vostra vera turpera il cuore. Fino adesso è bellissimo. Ce la fa. Tra me è che lui. Lo va a fare quelle ceri che quell'è. Esatto, non ti commuovere però. No. Aspetta che metto qua i specchi che si commuovono. Guarda che è un'ora di caldoro, che tira fuori la barba spaziale, che mi do spaghetti, allora anzi. Perché ha una moto da freno, cioè. E però... No, proprio adesso fa credere a me questo, no? Sì, sì. Del tuo che mi ha fatto la fila. Vai già da casa. Pensa che è un paio di che no. Fa neanche a me. Ma la nonna come curiosa. Ci sono dei pezzi di tortellini. Mamma, vai, ma cos'è che pagai che adesso? Perché solo di rifiuto. Io lo puoi fuori lei. Che lo sapeva. Devo buttare in mente. Attila, dove passa quella moto non cresci più l'erba, no, perfetto. No, ma fa male perché tu Allora, uno di noi. Allora, in questo giorno di presunto invecchiamento ci sentiamo di narrare la storia enduristica di Gianni. Presunto perché lui, come tutti noi ormai babbioni, continua a fare cose che l'anagrafe e la medicina ufficiale consiglierebbe di non fare. Vero. È un messaggio abbastanza chiaro. Vero. Allora, al contrario però, subito smentito, vi è uno studio non riconosciuto ufficialmente eseguito su 10 esemplari di enduristi da un luminare quasi santone, il professor Albertini esatto. Primario della clinica mobile Vignola, lo stesso prova i vantaggi indiscussi dell'enduro sia a livello fisico che psicologico. L'enduroterapia.
partendo dai cali di pietre e finire alle moraglie. Esatto. Perché il problema è fendo tutto se ti risolvi. Esatto. A passo allora, da quei moroni. Stai tranquillo. Torniamo all'interessato. Io ti viene del dato. Narra che 45 anni or sono scorrazzassimo Tonino Malanca. Sì. Le farmacie sono giuste, eh? Per le vie di Maranello in compagnia dei suoi simili giovani coyoti motorizzati con varie tipologie di mezzi da 50 cc. A quei tempi i giovani pochi che finivano studio andavano subito al lavoro. Questo qualcuno andò a lavorare dal Simonini, noto costruttore modenese, che incrementò ulteriormente la passione per le due ruote. In quell'officina qualcuno, in funzione di tutta una serie di considerazioni non sconosciute, lo ribattezzò con un nome più consono e rappresentativo. Esatto. Attila. Esatto. È vero. La passione per la meccanica spesso lo faceva passare ore e ore a smontare ogni tipo di motorino i cui pezzi finivano abitualmente in scatoloni di cui si prendevano le tracce. È vero. Quindi non so. Ci stanno ancora. Allora, sì. L'interesse per le due ruote non passò, ma per qualche anno privilegiò altro. Girano voci su storie d'amore verso motore di Formula 1, Pisolini fra un pitstop e l'altro, effettuati nell'abitacolo della Formula 1. Ancora mica a me, non è mica sì, 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 sì. Non vi sono al momento prove che dimostrano interessamenti motoristici di altro genere. Passano gli anni, nell'anno 2007-2008, vista l'età dell'Alzheimer, probabilmente dementia senile, i componenti del gruppo non ricordano con precisione il periodo. Il nostro amico e compagno di Scorribandi, conosciuto ormai da tutti come Attila, in compagnia dell'amico, collega, mangiatore di pecore Giorgio, annoiati da una Ferrari ormai in declino, decidono di acquistare la moto che a quei tempi avevano anche le nonne per andare al mercato, il VR4. I due carichi con più balestre paraboliche cominciarono a bruciare galloni di benzina come se non ci fosse un domani, inforcando tutti i sentieri e viottoli sterrati della zona, in compagnia di un gruppo locale a noi sconosciuto, diventando il terrore di Maranello. Facciamo però un passo indietro. È doveroso citare la prima uscita assoluta effettuata da Gianni con i compagni Marlene. Quando spianò il dialetto in dialetto ci vuole, spianò. Allora la Yamaha si presenta a ritrovo, cioè che è la spina, tutti i re dove balena. Allora, si presentò il trovo, allora, dove era presente anche Gabriele, Valentini e altri, così, VR4 e mezzo, tutina, stivali, casco, guanti, mutande, eccetera, tutto tassativamente blu e bianco. In dialetto modenese, proprio baby penny. Allora, si parte direttore Collina affrontando i gradini del tagliatino in salita. Complice lungo, la scarsa esperienza, le sue varie tentative cadute, i compagni di merenda mossi da compassione li portano sulla moto. Esatto. Bene, si riparte, le sedie sono finite per una certa indurista. In discesa Gianni si catapulta in avanti con un volo, come una libellula. La moto dopo un carpiato si produce una testa in giù e Gianni per la prima volta può leggere il numero di serie del telaio. Ma sono andato a casa? Lo sappiamo. Qui c'è scritto. Presenti lo vedono demotivati, infatti torna a casa e non si vedrà più per alcuni mesi. Per alcuni mesi. Dico, ero tutto viola. Poi mi hanno cavato il casco perché ho avuto quasi uno svenimento. I crampi che avevi? No, ma siamo appena partiti lì. Ci mettete la firma. Andiamo avanti. Vai. Che è la tua cosa? Allora, la svolta viene durante un giro dove incontro un numeroso gruppo di loschi figuri provenienti da Vignola. È subito amore a prima vista e avviene lo scambio del numero di cellulare. Come si fa fra ragazzi e ragazze quando il testosterone viaggia a mille? Il gruppo è tipo, il moto oggi è il Esatto.
le persone facenti parte del gruppo sono veramente originali, per non dire strane. Ne citiamo qui di seguito qualcuno per chi non li conoscesse. Per chi non li conoscesse, Paolino, Paolino, noto viver della movida ciliegina, narratore di avventure amorose estreme, scene particolari, abbigliamento del mondo mai lavato. Mai lavato, cioè, è vero, è vero, è vero. Ma hai lavato che cosa, scusa? Sembra che non si lava. Non ho colorito perché sei sì, sì, esatto, capito. Sì, sì, capito. Romano, Dio Romano. Endurista ormai in pensione, crossfitista, creatore di tutorial sulla tecnologia in alto. Se è vero perché sorvoliamo qua. Sorvoliamo. Un mio amico mi ha fatto vedere un video Mayor Max. Allora, Ruspa, l'uomo di gomma. Deve essere Tecalaga perché l'unica alga tempo è Tecalaga lavoro. E che vai con i pensionieri. Allora, Ruspa, l'uomo di gomma, spesso ruzzola con la moto fino a valle, un tampone c'è davanti. Per fortuna un VR è arrivato direttamente in parte dell'ultima guerra. Esatto. Il Lest. È quel Lest. Con la sua onda due tempi praticamente identica, che puzza in un modo vero. Qualcuno sostiene che metà l'olio delle scatole di tonno con la scuola di riciclaggio. Avrei potuto mettere Benoto, però. C'è tempo. Allora, Ivan, detto capo pecora, per la sua infinita conoscenza dei sentieri e bellatore seriale. Bellatore seriale. Veli. Compagno di viaggio fin da 50 cc. Sì, una vita. Callaghan, non so chi sia. Poi l'immagine più rappresentativa è quella dove si vedono solo i piedi verso il cielo. Le prime volte. Per cosa doveva il tubo che hai fatto così con la gamba? Adesso si fa facile il tubo. Allora, Giorgio, Aio. Instancabile endurista e tediatore. Termine modenese. Tediatore, per chi non conosce il dialetto, motivatore. Dei capo pecora. Dopo le sue scie e stavi a cappello giri mitici. Esatto. E si figa sempre però. Cicca. Noto crossista che affronta i campionati con moto d'epoca, nota tutti come un testone che a confronto, come si dice, la pietra è un burro. Sì, esatto. Ma che non misura, eh? Andiamo a Gianni. Da loro ogni fine settimana, gas e belati, con tutti gli attrezzi tecnologici che tirano fuori dallo zaino come fosse un cappello dell'illusionista. Anche è diventato con Ivan il riferimento per i carnosi report che fanno rivivere durante la settimana i momenti passati praticando enduro ai partecipanti o per chi non ha potuto partecipare fantasticare. Esatto. In questo lungo periodo è successo tutto, cavalcati non finiti, da adulti con doppio cappiato, problemi di disidratazione, qualche problema meccanico, anche se pochi perché diciamo così che capitiamo il mal di gola. Allora, qualche problema meccanico, ci sono succedute parecchie moto partendo da Yamaha e finendo a KTM. Noi tutti abbiamo testato nel tempo le qualità di Gianni, che al contrario del famoso condottiero Aquila, si è sempre dimostrato un amico disponibile ad aiutare chiunque, e da qui i cambi terminologie legate al nome, che c'è chi Aquila, nella quale era portato oggi, noi abbiamo detto A come amico, T come tenace, T come turbolento, I come indiscusso, cambia pagina, L come laceratore d'erba, ecco, e A come assorta. Dove passa lui in moto non cresce più l'erba. Per finire, tanti auguri Gianni, tanti chilometri in duro, come quando scendavo sul giù per l'Asia del fiume con il motorino, quello che fa la differenza è il gas condizionato per il divertimento. Gianni usa Aquila. Non mollare, l'età è un dettaglio. Noi con la testa abbiamo ancora 14 anni. Esatto. E caro Peter Pan, continuiamo a sgasare facendo enduro, geriatrico o vino.